spesso è in secondo ordine, che non viene posta nel giusto rilievo. E con questo do la parola a Francesca Tuba, che naturalmente è, oltre che una bella e brava ragazza, una delle persone sulla quale una comunità come quella di Torrita deve puntare, perché lei è espressione anche di questa società, di una giovane che lavora all'Aquila, che torna, che fa il pendolarismo e malgrado ciò vuole mantenere un impegno civile e sociale dentro questa comunità. E questi sono i valori veri che noi sosteniamo. Ringrazio per la presentazione e vi chiedo scusa perché sono molto emozionata. Il microfono peggiora tutto. Comunque, come hanno già detto, sono Francesca Tuba e sono candidata in questa lista che secondo me è una lista che ha fatto un atto di estremo coraggio. L'atto di estremo coraggio è quello di definirsi come centrosinistra e questo, diciamo, questa definizione è una lista che ha dichiarato la sua identità, ha detto chi è, quindi si è messa in gioco, ha mostrato il proprio volto per aprirsi al confronto, per aprirsi al resto della gente e ha rifiutato l'ambiguità che è segno di nascondere qualcosa. Se io rimango nell'ambiguità, nascondo qualcosa, non dico chi sono. Invece così la gente può sapere con chi sta parlando. Brava! Voi sapete con chi si parla. Questa lista per il miglioramento di Torrita è una lista che punta ad investire e punta ad investire in una situazione difficile, soprattutto per noi giovani che siamo dilaniati, siamo distrutti da una situazione che ci vede sotto precarietà assoluta, che è una precarietà sì lavorativa, ma soprattutto diventa, questa precarietà lavorativa si sposta, si coinvolge la precarietà di una vita. Noi siamo precari in una vita perché non puoi fare progetti per il futuro, non puoi permetterti di andare a tenere a casa a 20-25 anni, sei precario in tutto e per tutto e soprattutto una situazione in cui non vediamo un futuro e non c'è il futuro, non siamo sfiduciati, è un futuro che non vedendo il futuro, non avendo una base di certezze, noi siamo sfiduciati verso tutto, non abbiamo neanche la voglia di partecipare, non ti viene voglia di partecipare se senti di non contare niente, che le parole non vengono ascoltate e abbiamo paura di questa situazione e per questo è importante tentare di cambiare. Oltre questa, diciamo, un'introduzione su questa realtà generale, ma in più siamo costretti a fare i conti con la realtà locale, questa realtà locale che presenta molti problemi. L'idea del territorio, la geografia del territorio porta alla mancanza di scambio, per noi giovani soprattutto. I paesi sono tutti separati, quindi se non si ha un'unione, noi non possiamo conoscerci, non si possono avere dei scambi culturali che ci fanno crescere delle nuove esperienze. Non abbiamo luoghi in cui stare la sera, perché non c'è niente da fare la sera, non c'è assolutamente niente, non potendo incontrare non si può crescere e se non cresciamo noi non avanza al presente verso il futuro. Perché questo? Perché ci siamo trovati di fronte, soprattutto localmente e anche a livello statale, delle amministrazioni che non hanno investito. Sono amministrazioni queste che hanno sì fatto, ma hanno fatto per il presente. Invece non bisogna fare per il presente, bisogna fare nel presente ma per il futuro. L'investimento guarda al futuro e questo è il momento di cambiare, perché se andiamo troppo oltre noi perdiamo anche la speranza, oltre a perdere la fiducia. È arrivato adesso, basta, non si può andare più avanti, è arrivato il momento di cambiare e per questo questa lista ha un programma ottimo secondo me, perché ha l'intenzione
di istituire una consulta per noi giovani, ma una consulta che non deve essere vista come una cosa politica, una consulta in cui, come luogo di incontro, come possibilità di essere protagonisti, perché ormai siamo messi da parte, invece questa consulta ci darà la possibilità di essere protagonisti, di dire le nostre idee e di mettere i nostri progetti insieme e creare qualcosa per che si amalgami con tutta la popolazione. Inoltre importante per me è la sinergia dei comuni che permette, dà la possibilità di incontrarci con gli altri ragazzi degli altri paesi e quindi di condividere esperienze, di condividere idee. Molto importante perché in fondo la crescita parte dalla cultura, la cultura non è altro che esperienze, oltre scambio di esperienze, scambio di idee, scambio, è importante l'incontro, senza incontro da soli non si è nessuno in fondo, bisogna stare tutti insieme e propone delle attività che magari in cui noi sempre siamo protagonisti, attività che ci portino a non stare sempre senza far niente, perché molte volte ci ritroviamo che non abbiamo possibilità di fare altro che magari di stare in un bar e quindi questo va cambiato e solo tramite gli investimenti, solo lavorando nel presente per il futuro, cercando di riprenderci per quello che possiamo, una parte del futuro possiamo fare questo, solo investendo. Grazie.